Quando ci troviamo davanti a San Pietro, gli occhi vanno alla facciata del Maderno, il cuore alla cupola di Michelangelo, mentre la mente è distratta dalla foresta di colonne messe in fila dal Bernini. Nessuno pensa però che proprio qui, al centro della piazza, c'è qualcosa di molto più antico. Questo obelisco ha più di 3.000 anni. Arriva a 40 metri di altezza e pesa 350 tonnellate. La vecchia iscrizione, che si legge appena sopra i leoni e all'aquila imperiale, lo dedica al divo Cesare, forse Caligola, che lo fece portare a Roma dall'Egitto nel 40 d.C. È stato collocato al centro della piazza il 10 settembre del 1586. L'artefice dello spostamento è Sisto V al secolo Felice Peretti, il papa che fa collocare a Roma tutti i grandi obelischi. L'architetto che sovrintende all'operazione è Domenico Fontana. Le cronache parlano di un'impresa immane, durata più di 5 mesi, con l'impiego di 900 operai e 140 cavalli. Ma dov'era l'obelisco prima di arrivare in piazza? A pochi metri da qui, nell'area detta del Circo di Nerone, sul fianco sinistro della Basilica, in quella che oggi si chiama Piazza dei Martiri, proprio nel luogo dove sarebbe stato crocifisso San Pietro. L'obelisco, dunque, avrebbe assistito al martirio del principe degli apostoli per poi seguire la lunga storia della chiesa a lui dedicata. Quando arriva in piazza, davanti a sé, ha ancora il prospetto dell'antica basilica costantiniana. Anno del Signore 1612. La facciata, più o meno come la vediamo oggi, è completata. Nella gigantesca iscrizione però qualcuno si prende tutto il merito. È Paolo V, Papa Borghese. Non a Pietro, ma a Paolo è dedicata la dimora, scrive con sottile perfidia Pasquino, la voce della Roma Popolare. La cupola è già lì da 20 anni, sospesa nel cielo di Roma, ma sotto le sue volte e dietro la facciata c'è qualcosa di molto antico che sta per essere definitivamente spianato. È l'atto finale di una storia cominciata circa un secolo prima. La storia che ha portato all'edificazione della Basilica di San Pietro, quella che conosciamo tutti, non ha un percorso lineare. Non è insomma l'esito di un progetto unitario, ma il susseguirsi di una serie di suggestioni diverse che ha coinvolto e spesso travolto architetti, artisti, papi, eminenti uomini della Chiesa. Una storia, insomma, piena di ripensamenti, con un cantiere aperto per più di 100 anni, in cui il nuovo si confronta con il vecchio, ma il nuovo, per imporsi, ha bisogno di aggredire, di inglobare, di distruggere. Il nuovo è davanti a noi. Nell'immaginario collettivo è come se ci fosse sempre stato, ed è come se fosse stato sempre così. In realtà, questo grande tempio è cresciuto su pietre più antiche, in un luogo sacro, caro a milioni di fedeli. La strada che ha portato a questa magnifica mutazione non poteva che essere travagliata e complessa. È la primavera del 1506. C'è una basilica antica, una delle basiliche papali di Roma, una chiesa piena di reliquie e di storia, di arte e di fede. Una basilica tirata su nel IV secolo, a partire forse dal 319, durante il regno di Costantino e il papato di Silvestro, subito dopo quella più antica, San Giovanni Laterano, la cattedrale del Vescovo di Roma, ma da subito ritenuta più importante, perché costruita sulla tomba di Pietro, ai piedi del Colle Vaticano. Per erigerla è stata spianata una necropoli in uso, gesto clamoroso e inconsueto. Fare tabula rasa del passato, una modalità che ritorna più volte in questa storia. Legata al principe degli apostoli, San Pietro diventa subito la chiesa del Papa, il simbolo della Chiesa universale. Vi trovano rifugio nobili e senatori quando Totila entra a Roma nel 546 e la saccheggia. Qui, la notte di Natale dell'Ottocento, viene incoronato Carlo Magno,
e dopo di lui gli altri imperatori del Sacro Romano Impero, gli Ottoni, il Barbarossa, Federico II. Dobbiamo immaginarcela questa vecchia chiesa, oppure affidarci alle poche testimonianze arrivate fino a noi, come i due preziosi dipinti cinquecenteschi che oggi si trovano nelle grotte vaticane. Cinque navate con capriate di legno, lunga 87 metri e larga 64, secondo il modello costantiniano. Dentro sepolcri e opere d'arte, fuori i palazzi del Papa aggregati intorno nel tempo. La facciata è ricoperta di mosaici, antichi, antichissimi, in parte risalenti al V secolo, anche se rimaneggiati e integrati nel tempo. Così ce la mostra Raffaello nel suo affresco dell'incendio di Borgo, nelle stanze vaticane. Davanti alla chiesa, un grande quadriportico con la pigna al centro, il pignone, come era chiamata. La ricorda anche Dante nella Commedia. Per descrivere il volto di uno dei giganti infernali scrive: «La faccia sua mi sembrava lunga e grossa come la pina di San Pietro a Roma». Nel 1608, più o meno la fine della nostra storia, la pigna verrà spostata nel cortile che da lei prende il nome. Dal IV secolo in San Pietro sono passati fedeli e pellegrini, poeti e uomini di chiesa, ma è passata anche la grande arte. La Navicella degli Apostoli, il mosaico realizzato su disegno di Giotto, è solo una delle vittime illustri di questa imponente trasformazione. È stato ricomposto a fine 600, ma con parti completamente rifatte. L'originale è perduto, spazzato via insieme alla vecchia chiesa, alla sua facciata, allo splendido atrio d'ingresso. Di Giotto era anche la grande pala, oggi ai Musei Vaticani, che stava sull'altare maggiore della Basilica, quel polittico Stefaneschi, dipinto su entrambe le facce, per celebrare il Principe degli Apostoli e primo Papa. Un capolavoro assoluto della storia dell'arte e un illustre sopravvissuto. Come il San Pietro in cattedra, veneratissimo, il piede consumato da baci e carezze, imponente sopravvivenza di un lungo medioevo. Si è pensato che fosse del V secolo, in realtà è più tardo, forse duecentesco, forse di Arnolfo di Cambio. Non ha mai lasciato il suo posto, testimone impassibile di tutto ciò che è successo. Sono tutti tasselli di un mosaico che ci aiutano a capire com'era fatta la vecchia chiesa. Ma allora, che cosa è successo? Che fine ha fatto la venerabile basilica, testimonianza del cristianesimo delle origini, simbolo di potere, legittimata da più di 1000 anni di vita? Folle pensare di abbatterla. Se l'arte è sempre, in qualche modo, cannibalismo del passato, mangiare, divorare il passato per alimentarsi con i suoi succhi vitali e costruire un futuro, una lingua nuova, San Pietro è il grande teatro, il più grande teatro del cannibalismo della storia dell'umanità da un punto di vista artistico. Il Rinascimento si apre con la consapevolezza storica di vendicare in qualche modo l'antichità classica, la grande antichità pagana perseguitata dai cristiani. Lo dice Lorenzo Ghiberti, il padre della storia dell'arte occidentale, in fondo, grande artista, grande scultore, ma anche grande storico, che dice che non sono stati solo i cristiani a essere perseguitati dai pagani, ma in fondo la Chiesa primitiva, la Chiesa in generale, ha distrutto durante una buona parte del Medioevo una fetta importante delle testimonianze dell'età classica, la persecuzione della Chiesa contro l'arte pagana. Ecco, in San Pietro c'è una sorta di grande vendetta storica, proprio intorno alla tomba di Pietro, proprio nella chiesa del Papa, proprio nell'epicentro della cristianità, una generazione di artisti titanicamente sicuri di se stessi, della grandezza della propria arte e consapevoli di essere degli antichi che rinascono, rinascimento vuol dire questo, impongono un nuovo linguaggio neoclassico, neopagano, antico, distruggendo la basilica del grande imperatore cristiano Costantino. Ogni storia ha i suoi protagonisti. In quella che stiamo raccontando, il primo si chiama Giuliano.
Giuliano della Rovere, diventato papa nel 1503 a 60 anni. Giulio II, il nipote guerriero di Sisto IV, un nobile ragazzo della provincia Ligure mandato dallo zio a studiare le scienze. Il giovane prodigio che Sisto farà cardinale addirittura a 28 anni, nel 1471. Lo vediamo nel potente affresco di Melozzo da Forlì, con lo zio papa che nomina il Platina, al secolo Bartolomeo Sacchi, celebre umanista, prefetto della Biblioteca Apostolica. L'affresco celebra senza pudore il trionfo del nepotismo. I nipoti laici accanto al Platina inginocchiato. Vicino al Papa, i nipoti cardinali Pietro Ariario e Giuliano, figura che già si intuisce dominante, in piedi al centro. Giuliano è ambizioso e già la scelta del nome la dice lunga. Il nuovo pontefice non pensa a Giulio I, il santo papa del IV secolo che aveva combattuto l'eresia ariana, ma pensa a Giulio Cesare. Il nuovo Cesare è lui, Giuliano della Rovere. Sisto e Giulio, due principi mecenati, umanisti, grandi committenti. Sisto era stato celebrato come il nuovo Augusto, il secondo fondatore di Roma. Quando il nipote nel 1508 costruisce la Via Giulia, pensa allo zio. La nuova strada parte dal ponte che Sisto IV aveva fatto costruire 30 anni prima e che ancora porta il suo nome, Ponte Sisto, il primo ponte sul Tevere dai tempi di Roma imperiale. Quando Giulio II chiama Michelangelo a dipingere la volta della Sistina, la Cappella Magna che Sisto aveva eretto nel 1483, l'artista fiorentino si trova davanti gli affreschi dei più grandi pittori del secondo Quattrocento, Botticelli, Perugino, gli artisti di Sisto IV. Tra zio e nipote c'è un legame fortissimo, una continuità di intenti. L'iscrizione sulla tomba di Sisto, che oggi si trova nel tesoro di San Pietro, ci fa capire che è Giulio a volerla così. Imponente capolavoro del pollaiolo, cesellata nel bronzo come uno scrigno prezioso. Il corpo del Papa è circondato dalle arti, la grammatica, la musica, la retorica e così via. Sisto, il Papa zio, avrebbe preferito una semplice lastra pavimentale nella nuda terra. Spregiudicato nella politica e nelle arti, Giulio II è il gran principe del Rinascimento, il pontefice massimo. Ecco lui che pone fine alle inimicizie fra le grandi famiglie romane. Ecco lui che libera il potere temporale da anacronistici impacci feudali. Ecco lui che mette insieme Francia e Impero contro Venezia e poi entra trionfante a Bologna nel 1506. Giulio II, insomma, è il Papa che pone le basi del moderno Stato Pontificio. Ma soprattutto, ed è quello che interessa a noi, è il Papa che mette in moto il meccanismo della Fabbrica di San Pietro. La Fabbrica di San Pietro è un'istituzione che ha più di 500 anni. Nel 2006 possiamo dire che simbolicamente abbiamo spento una torta con 500 candeline, che non sono poche. Perché? Perché nasce il 18 aprile del 1506, cioè l'istituzione nasce quando nasce appunto la fabbrica, la basilica, e quindi nasce con il Papa Giulio II della Rovere. E ha inizio questa storia, una storia che attraversa il tempo, che attraversa i secoli, che è fatta di tanti nomi, di tanti architetti famosi e di artisti notissimi, ma anche di tante persone che non hanno lasciato il loro nome nella storia, e sono appunto i sanpietrini, cioè gli operai della fabbrica di San Pietro. Già Sisto IV aveva pensato di ammodernare la chiesa e prima di lui, a metà 400, Niccolò V, che aveva affidato a Bernardo Rossellino la costruzione di un nuovo coro alle spalle dell'abside che avrebbe ingrandito la chiesa, anche se non di molto. Ma nessuno aveva mai avuto il coraggio di abbattere l'antica basilica. Neanche Giulio lo farà, però forse ci pensa. Abbattere la più venerata delle chiese cristiane, un tempio che aveva più di 1000 anni, per ricostruirlo di nuovo.
Torniamo al 1506. Giulio II sta per entrare trionfante a Perugia e a Bologna, poi a Forlì. E nonostante la sua testa e le sue energie siano impegnate altrove, ha una ampiezza di orizzonti e una temerarietà tali da innescare il più grande cantiere della storia. La barca di Pietro sta davvero per entrare in un mare in tempesta. Abbattere la vecchia chiesa. Costantino aveva azzerato la necropoli antica e fondato la basilica. Giulio vuole azzerare la costruzione di Costantino per farne la chiesa più grande del mondo. All'inizio però si parla solo di ampliare, rimodernare. Perché rimodernare? Perché ingrandire? I fedeli sono tanti. I pellegrini arrivano da tutto il mondo. Le navate sono sempre piene. Ma forse c'è dell'altro dietro questo nuovo bisogno di spazio? Torniamo alla tomba di Sisto IV. Abbiamo detto che era stato Giulio II a volerla così grande e preziosa, che lo zio si sarebbe accontentato di una semplice lastra. Ma se per Papa Sisto ha pensato così in grande, cosa farà per se stesso? In effetti, come sappiamo, la tomba è una delle sue prime preoccupazioni. Ecco allora che entra in gioco un altro dei protagonisti della nostra storia, Michelangelo. Non è il caso di dilungarci sulla vicenda complessa e travagliata della tomba di Giulio II, la tragedia della sepoltura, come la definirà il buon Arroti. Ci basti sapere che, secondo il progetto di Michelangelo, più che di una tomba si trattava di un vero e proprio mausoleo, quasi un'architettura nell'architettura, con oltre 40 statue. Quanto resta di quella tomba, accolta in San Pietro in Vincoli con il capolavoro del terribile Mosè, è solo una pallida eco del progetto originario. Ma dove collocare il monumentale sepolcro? Non essendovi spazio, come dice Vasari, Giulio pensa di metterlo nel coro nuovo, l'abside che Papa Nicolò aveva iniziato a costruire. A poca distanza dalla tomba di Pietro, in dialogo ideale con quella di Sisto, sistemata nel transetto sinistro. Uno scandalo! La Basilica di San Pietro, con 1200 anni di storia, rifondata per fare spazio alla grande tomba di un Papa. I sepolcri dei Della Rovere, di fianco alla tomba del Principe degli Apostoli, quasi a fargli da guardia. San Pietro trasformata in una chiesa di famiglia, un proposito mondano ed ambizioso, ma di fatto quasi un sacrilegio. Non è un caso quindi che la storia della nuova basilica ruoti intorno a una tomba, la tomba di Giulio, ed è un singolare paradosso, uno dei tanti paradossi di San Pietro, che alla fine il motore di tutta la vicenda della nuova San Pietro, la tomba monumentale di Giulio II, fatta da Michelangelo, in San Pietro non ci sia, perché naturalmente il corpo del Papa, che pure riposerà sotto il pavimento della basilica, sarà celebrato da una tomba che si trova in un'altra chiesa in San Pietro in Vincoli. Ci sembra incommensurabile una tomba a un'intera basilica, eppure Giulio si vedeva come un imperatore antico, si vedeva come un nuovo Giulio Cesare e si vedeva come un nuovo Augusto. E sapeva che Augusto, Adriano, avevano avuto delle tombe immense, degli enormi edifici, tutti concepiti in fondo per contenere un corpo. E poi sapeva che la vecchia San Pietro e anche la nuova San Pietro erano degli enormi contenitori per la tomba dell'Apostolo, per la tomba di Pietro. Allora in questa ambizione smodata la nuova basilica è in qualche modo giustificata dall'idea che ci sia un papa così importante, Giulio stesso, da meritare un enorme contenitore per il suo corpo. Non sappiamo fino a che punto si sarebbe spinto il papa. Certo è che la storia della sua tomba, come abbiamo appena sentito, si intreccia con quella del rinnovamento della basilica. Il primo architetto della fabbrica dal 1506 è Donato Bramante, che è a Roma da qualche anno, dove ha portato le novità del suo rinascimento.
Un esempio per tutti, il tempietto di San Pietro in Montorio. È proprio Bramante a convincere Giulio II a cambiare propositi, in un certo senso contro i suoi stessi interessi, perché proprio per fare spazio alla tomba Giulio II gli aveva chiesto di ingrandire la chiesa. Bramante, il grande vecchio, non amava Michelangelo, di 30 anni più giovane, anzi un po' lo temeva. Vediamo cosa scrive Ascanio Condivi nella sua vita di Michelangelo del 1553. Devo mettere gli occhiali, eh? Bramante architettore, che dal Papa era amato, con dir quel che ordinariamente dice il volgo, essere malaugurio in vita farsi la sepoltura, insomma, evitiamo la iettatura, suggerisce Bramante, e lo fece mutar di proposito, il Papa gli dà retta. Stimolava Bramante, oltre all'invidia, il timore che aveva del giudizio di Michelagnolo, per cui cercò sempre di levarlo da Roma, o almeno di privarlo della grazia del Papa. E ci riesce. Ecco la prima grande rivalità, quella fra Bramante e Michelangelo. L'intervento di Bramante, con il primo stop al progetto della tomba, scatena le ire di Michelangelo, che prima cerca una chiarificazione con il Papa, poi, non riuscendo a farsi ricevere, fugge da Roma in fretta e furia. Il giorno dopo, il 18 aprile del 1506, Giulio II posa la prima pietra della nuova chiesa. Il Buonarroti si sente minacciato e scrive: «Si stava a Roma, penso che fussi fatta prima la sepoltura mia che quella del Papa». Bramante non vuole che Michelangelo faccia la tomba, però la chiesa la vuole fare. E presenta al Papa un progetto che, per quanto ne sappiamo, pone il Papa di fronte a scelte radicali. Un progetto che ha in sé il germe dell'abbattimento della vecchia basilica, ma è anche il primo seme che porterà alla costruzione della San Pietro che conosciamo. Questa ambizione quasi da Dio in terra di Giulio, trova, e questa è la singolare provvidenziale congiuntura che permette di voltare pagina e di iniziare la storia del nuovo San Pietro, trova e incontra altri protagonisti non meno sicuri di sé, non meno grandi, non meno titanici, Bramante e Michelangelo, che si incontrano, si scontrano crudelissimamente, diremmo con un linguaggio della strada, facendosi le scarpe a vicenda, in qualche modo temendosi a vicenda, arrivando nella paranoia del giovane Michelangelo fino a temere per la propria stessa vita, perché pensa di essere minacciato dalle trame che vengono innescate nella basilica, per la storia della basilica, ma in fondo, poi, dal nostro punto di vista, lontano da tutti i pettegolezzi, lontano dalle miserie umane che riguardano anche le vite dei grandi artisti, in fondo ritrovandosi, perché la San Pietro di oggi, in fondo, è la San Pietro di un Michelangelo che rispetta Bramante, che ne interpreta al meglio il disegno, e Michelangelo vecchio lo riconoscerà. Le grandi fabbriche sono di chi ha piantato il seme di queste fabbriche. Le fabbriche grandi, veramente, i grandi monumenti architettonici, sono degli organismi vivi, e il loro padre è quello che per primo ha messo il seme nella terra, e il seme di San Pietro è il seme di Bramante. Allora, davvero San Pietro è un grande paradosso. Non esiste nella storia occidentale un cantiere così importante per durata, per importanza simbolica, per importanza dei finanziamenti, dei soldi che vi vengono spesi, per importanza dei committenti e dello scopo ultimo, del messaggio ultimo, la Chiesa del Papa, l'epicentro della cristianità. Questo cantiere immenso permette a personalità di enorme livello e di forza, appunto, che si può definire solo titanica, più che di uomini, quasi dei semidei, di mettere a punto un discorso sulla libertà dell'artista e sui limiti che questa libertà incontra, sull'attrito che questa libertà incontra nella volontà dei committenti, nella stessa missione storica della loro opera, che segnerà tutto il corso della storia dell'arte moderna, direi fino a noi. Bramante non ha scrupoli. In Vaticano, dove aveva già lavorato per collegare il Palazzo Apostolico con il Belvedere, scansa facilmente la concorrenza di Giuliano da San Gallo, erede della prestigiosa ma ormai stanca tradizione fiorentina. Bramante vuole demolire tutto. Addirittura, all'inizio, vuole cambiare orientamento alla chiesa, con la facciata verso sud, di fronte all'obelisco.
poi si accontenta di allargare il fronte ovest alle spalle dell'antica chiesa. Il suo progetto incontra subito i primi ostacoli. Intanto si trova davanti il coro della chiesa di Niccolò V, mezzo costruito, e non riesce a disfarsene. E poi, soprattutto, l'inizio del cantiere non è indolore. Viene distrutto l'antico presbiterio. La chiesa ormai è un cantiere aperto. È il primo colpo inferto alla vecchia basilica. Perché se la costruzione del coro di Niccolò restava fuori della chiesa, dietro l'abside, Bramante invece prende il piccone e spacca tutto, crea spazi nel transetto, sul retro, in alto, per fare spazio alla nuova cupola. La basilica ora è esposta agli agenti atmosferici e resterà in questo stato per molti anni, come ci mostra un disegno che si data tra il 1532 e il 35, ben 20 anni dopo la morte di Bramante, dove si vede che la chiesa è ancora aperta. Questo signore dalla bella barba fluente, che si ritrae con le rovine del Colosseo alle spalle, ci aiuta a capire, anzi proprio a vedere, cosa succede. Si chiama Maarten van Heemskerk, è un olandese. Arriva a Roma nel 1532, ama le antichità classiche e le disegna. Va anche a vedere cosa accade a San Pietro. Oggi la sua opera è un documento prezioso per capire lo stadio di sviluppo del cantiere. Un disegno, ad esempio, ci mostra il tempietto, il Tegurium, che Bramante è stato costretto a costruire per proteggere la tomba di Pietro dalle intemperie. Lo sguardo di Maarten van Heemskerk, che è prezioso, perché era lo sguardo di un non italiano, di un olandese, di un uomo del nord, che veniva a cercare un'antichità pittoresca, compromessa, rovinata, non quella perfetta che vagheggiavano, che sognavano gli uomini del Rinascimento italiano, non l'antichità che ritorna, ma l'antichità storica che rimane. Allora, quando van Heemskerk ci fa vedere il cantiere di San Pietro, c'è una grande mescolanza. Ci sono le parti dell'antica basilica costantiniana, quelle ancora intere e quelle rovinate, c'è l'obelisco ancora in piedi, l'unico obelisco di Roma che da sempre è rimasto in piedi, ci sono le grandi rotonde paleocristiane, e poi c'è questo scheletro da grande animale antidiluviano, da dinosauro preistorico, cioè gli arconi colossali che cominciano a innervare quello che sarà. È un grande paradosso, e van Heemskerk ci fa vedere, rappresentandoci con grande cura, la vegetazione che cresce, gli alberelli, l'erba che cresce sulle nuove parti del nuovo San Pietro, cosa che un italiano avrebbe sicuramente eliminato da un disegno. Ci dà l'idea di mostrarci le rovine del futuro con questo paradosso. Quello che c'è più di nuovo nel cantiere sembra un arco romano in rovina, sembra una rovina romana classica. Perché? Perché parla il linguaggio dell'architettura classica e grazie, per colpa, meglio, del lungo periodo di costruzione, ormai ha già ospitato una vegetazione che cresce, sembra una rovina abbandonata. Non sappiamo esattamente come doveva essere la nuova basilica pensata da Bramante, che inizia a tirare su degli enormi pilastri, sostanzialmente quelli che vediamo oggi intorno all'ottagono, per sorreggere una cupola immensa, 43 metri di diametro, le stesse misure, non a caso, della cupola del Pantheon. Circondata da 4 cupole minori, come ad evocare i Santi Apostoli di Costantinopoli e la Basilica di San Marco a Venezia. Il disegno su pergamena oggi agli Uffizi, che è monco, con solo metà del progetto, mostrerebbe una grande croce inscritta in un quadrato. Ma non è chiaro se fosse una croce greca o latina, quindi se Bramante pensava ad una chiesa a pianta centrale o a pianta longitudinale, come mostrerebbe un altro disegno. Questione non da poco, perché la pianta longitudinale avrebbe spianato la vecchia navata. Bramante sa di avere poco tempo e impegna il cantiere per sempre. Comincia dai colossali piloni che definiscono la crociera e che incombono sulla vecchia chiesa. In un certo senso Bramante innesca la miccia, una carica esplosiva che nessuno sarebbe stato più in grado di disinnescare. Non è chiaro se Giulio II se ne fosse reso conto. Certo è che il segretario del Papa ribattezza l'architetto il ruinante, cioè colui che produce rovine. Il Papa tentenna. Le demolizioni del presbiterio non passano inosservate, suscitano sdegno e riprovazione.
È un progetto ambizioso, questo è chiaro. Un progetto che ha bisogno di tanti soldi. Giulio II non si fa scrupoli, li chiede a mezza Europa. Le indulgenze che cancellavano i peccati di tanti cristiani, vendute a pacchi per finanziare un'impresa colossale. Un giovane frate agostiniano, Martin Lutero, trascorre 4 mesi a Roma nel 1510 e ne resta scandalizzato. La riforma protestante è vicina. Ecco la fabbrica che innesca la storia, che si fa motore, movente delle grandi trasformazioni della storia. Possiamo pensare che se Giulio II non avesse aperto quell'enorme cantiere, la riforma protestante non ci sarebbe stata? O che Roma, qualche anno dopo, sarebbe stata risparmiata dal sacco dei Lanzichenecchi? Probabilmente no, ma chi può dirlo? Davvero nessuno può dire se e fino a che punto la fabbrica di San Pietro, con la sua ricerca di denaro, con i metodi molto spicci di Giulio II e di Leone X, abbia davvero accelerato lo scoppio della riforma protestante. Quello che si può davvero dire però è che San Pietro è forse la prima grande singola fabbrica, il primo grande edificio progettato e realizzato da grandi archistar, se vogliamo usare questo termine, che ha una risonanza globale. È un edificio europeo nella risonanza, nella fama, in come riesce a colpire l'immaginario degli europei di quel momento. Erasmo da Rotterdam, uno degli uomini più tormentatamente vicini alla riforma protestante da parte cattolica, scriverà un terribile, esilarante dialogo che si chiama Il Iulius, il Giulio o il Giulio escluso dai cieli, in cui mette in scena ciò che succede dopo la morte di Giulio II, quando Giulio va a bussare alle porte del paradiso e San Pietro non lo vuole fare entrare. E Giulio prova a farne di tutti, prova a scomunicare San Pietro perché non lo fa entrare in paradiso. San Pietro è irremovibile e tra le altre cose lo accusa di aver distrutto la sua chiesa, la San Pietro Costantiniana, e di averla voluta trasformare in un tempio in cui il vero divo, il vero santo, era invece proprio Giulio. La morte di Giulio II nel 1513 coincide con una battuta di arresto dei lavori. Già aleggia la suggestione della fabbrica di San Pietro come un cantiere lungo, se non eterno. E si apre una fase dagli esiti incerti. L'11 aprile del 1514 muore anche Bramante. Papa Medici, Leone X, chiama la fabbrica Raffaello, che è già impegnato nelle stanze vaticane. Raffaello si appassiona subito, studia Vitruvio e lascia un suo progetto. Però muore nel 1520 a soli 37 anni, seguito poco dopo dal Papa. A Leone X succede Clemente VII. La palla passa ad Antonio da San Gallo il Giovane, nipote di Giuliano, e a Baldassarre Peruzzi, custode del Verbo bramantesco. Ma i lavori non ripartono. Il cantiere, le indulgenze, Lutero, Carlo V, il sacco dei Lanzi, cause ed effetti innescati dalla grande fabbrica. Il nuovo stop ai lavori fotografa in modo impietoso il grave momento della Chiesa di Roma. Non è un caso, allora, che a far ripartire il cantiere sia proprio il Papa della Controriforma, colui che aprirà il Concilio di Trento, Paolo III Farnese. Lo vediamo insieme ai nipoti in un celebre ritratto di Tiziano che si conserva a Capodimonte. Con lui entriamo nella seconda fase della costruzione della nuova San Pietro, che ha come protagonista soprattutto Michelangelo. Per il momento però l'architetto di San Pietro resta ancora il San Gallo. Michelangelo entrerà in scena qualche anno dopo. Nel 1538 Papa Farnese decide di innalzare un muro tra il cantiere e la vecchia chiesa, dove non si era mai smesso di celebrare. I lavori ricominciano. Antonio da San Gallo viene incaricato di restaurare il vecchio campanile medievale. Segno che non era stata detta una parola definitiva sul destino della basilica.
San Gallo propone una sintesi fra il progetto di Raffaello e quello di Bramante. Un'opera compiuta in un certo senso, sebbene in miniatura. Il modello ligneo, cui il San Gallo lavora per quasi 7 anni, è un piccolo grande capolavoro. Davanti all'impianto centrale di Bramante, il San Gallo pensa all'innesto di un avancorpo con cupola, sigillato da una grande facciata con 2 campanili colossali. Siamo di fronte al San Pietro che non c'è, alla basilica che non è stata mai costruita, al più grande modello di tutto il Rinascimento italiano. Venne realizzato da Antonio da San Gallo il Giovane, ovvero l'architetto che fu successore di Raffaello e predecessore di Michelangelo. Questo modello lo realizzò tra il 1539 e il 1546, quindi per costruirlo ci vollero 7 anni. Un modello che costò moltissimo, costò circa 4.800 scudi d'oro e forse più. Una somma importante perché con quei denari si poteva costruire una chiesa vera, una bella chiesa vera, e questo fu anche rimproverato ad Antonio da San Gallo. Però muore anche San Gallo il 3 agosto del 1546. Ancora una volta tutto cambia. Ora tocca a Michelangelo, che per Papa Farnese stava lavorando da qualche anno alla sistemazione di Piazza del Campidoglio. Aveva già completato l'affresco del Giudizio Universale sulla grande parete di fondo della Cappella Sistina ed era ancora faticosamente alle prese con gli affreschi della cappella privata del Papa, la Paolina. Quando viene chiamato alla fabbrica, Michelangelo ha 71 anni. Nemico del San Gallo e della sua potente cerchia, si impegna in un nuovo progetto. Uno sforzo titanico, come dimostra la febbrile produzione di lettere, schizzi, documenti ufficiali, carte private. E come prima cosa mette da parte il modello ligneo del San Gallo, intorno al quale ruotavano ancora enormi interessi. Diciamo subito che Michelangelo, a questo invito del Papa a dirigere e a completare San Pietro, non si mostrò inizialmente molto entusiasta, temeva e vedeva le difficoltà di un cantiere così importante, difficoltà progettuali ma anche difficoltà logistiche, riorganizzare tutto un cantiere. Però alla fine accettò l'invito del Papa e infatti lui scrive nelle sue lettere: «Contra mia voglia venni a San Pietro». Possiamo immaginare la scena. Michelangelo arriva a San Pietro ed è accolto da quella che Giorgio Vasari chiama la setta sangallesca, ovvero l'impresa dei lavori, coloro che gravitavano attorno al cantiere petriano diretto da Antonio da San Gallo. Viene quindi accolto in San Pietro e tutti gli fanno grandi feste, era il nuovo architetto, tutti avevano timore e nello stesso tempo volevano accattivarsi le grazie di colui che avrebbe diretto il cantiere petriano. Michelangelo comincia a demolire il braccio meridionale e traccia il disegno del transetto sinistro. Quello che vediamo oggi è il transetto disegnato da Michelangelo. Chi verrà dopo non potrà che replicarlo identico sul fianco nord. Quindi riempie i giganteschi piloni della crociera perché sostengano meglio il peso della cupola. Inventa un ambulacro, un percorso continuo, che ruota intorno al centro della nuova basilica. Ed elimina gli angoli in cui Bramante aveva previsto le cupole minori. Di fatto ne riduce la pianta per dare maggior slancio alla cupola, vero motore di tutta la struttura. Tutta la San Pietro di oggi, nella sostanza, è quella pensata allora da Michelangelo. Michelangelo, partendo da Firenze per andare a Roma a fare la cupola di San Pietro, avrebbe salutato la cupola di Brunelleschi, la grande cupola del Duomo di Firenze. Ed è bellissimo questa idea degli artisti che parlano con le architetture. Si sa che Michelangelo diceva che avrebbe voluto essere il campanilino di San Marco a Firenze se avesse dovuto scegliere di essere un certo edificio. E allora è bello vedere Michelangelo che saluta la cupola di Brunelleschi e gli dice in fiorentino: «Io vo' a Roma a farla tu sorella, di te più grande, ma non
non dite più bella. C'è tutta la presunzione dei fiorentini che pensavano che la cupola di Brunelleschi sarebbe stata comunque invincibile e che Michelangelo in fondo sapesse che la cupola di San Pietro non avrebbe potuto vincere la meravigliosa cupola di Pippo Brunelleschi. Che cosa c'è di vero in questa storia? Michelangelo traghetta nella cupola idee che davvero nascono all'inizio del 400 a Firenze con Pippo Brunelleschi, alle prese con un linguaggio stilistico in fondo ancora gotico, verticale, che va verso l'alto, ma padrone di una tecnica costruttiva e soprattutto di un'ambizione costruttiva, tutta questa invece rinascimentale, la traghetta verso un mondo futuro. Perché la cupola di San Pietro, così come poi verrà realizzata, rispettando il disegno di Michelangelo, ma anche un po' modificandolo, sarà il grande modello di tutte le cupole romane del 600 maturo e delle cupole che da Roma passeranno a tutta l'Europa, fino a Praga, fino a Dresda. In fondo la cupola di Michelangelo è un grande guado, è un grande punto di incontro fra la tradizione fiorentina del primo Rinascimento, il futuro barocco e addirittura fino all'Ottocento di quella tradizione. San Pietro è veramente una cerniera fra due mondi, anche da questo punto di vista. La nuova basilica è una grande rampa di lancio per la cupola, ma in San Pietro Michelangelo non lavora ad un progetto complessivo, è troppo vecchio, non ha tempo, interviene dunque in più parti del cantiere, finendo con il condizionare il lavoro di chi verrà dopo di lui. Tratta la chiesa come un organismo plastico, le pareti come blocchi di marmo, quasi come sculture, sigillate all'esterno da un attico che le stringe come una cintura. La morte del maestro nel 1564 lascia un vuoto. Di fatto il cantiere si ferma per altri 20 anni. Si conclude in un certo senso la seconda fase della fabbrica, quella cominciata con l'elezione di Papa Paolo III. Perché il cantiere riparta davvero, bisogna attendere la nomina di Sisto V, il Papa che, come abbiamo visto, sposta l'obelisco al centro della piazza. L'architetto della fabbrica ora è Giacomo Della Porta, coadiuvato da Domenico Fontana. Il loro maggior pregio è il pragmatismo, grazie al quale riescono a portare a termine la cupola, la cui costruzione era ferma al tamburo. Finalmente, fra il 1588 e il 90, la doppia calotta, interna ed esterna, viene messa in opera. Le cronache raccontano di un colossale cantiere con oltre 800 operai, attivo anche di notte alla luce delle torce. La cupola deve essere finita presto, ordina Sisto V. L'anello della lanterna deve essere presto sigillato. E contrariamente alle previsioni, 10 anni si era detto, il cantiere chiude in soli 22 mesi, con qualche modifica rispetto al disegno di Michelangelo. Insomma, si lavora alacremente, ma ancora non è chiaro che cosa ne sarà della vecchia basilica, anche se molti la danno per spacciata. E coloro che la pensano così cominciano a parlare di mura pericolanti, di pessimo stato di conservazione. Meglio rinnovare, quindi abbattere. Il dibattito sulla distruzione della vecchia chiesa riemerge periodicamente. I cardinali della Controriforma, a fine Cinquecento, ritengono che sia una perdita irreparabile. L'abside della chiesa costantiniana è ancora nel mezzo del cantiere, intorno alla tomba di Pietro, coperta dal Tegurium di Bramante. Ora, però, la sacra sepoltura non è più esposta ai venti e alle piogge, ma protetta dalla nuova cupola. A questo punto il tempietto di Bramante può essere demolito. Poi viene buttata giù tutta l'abside antica. Ma si decide di conservarne le basi, che oggi costeggiano l'ampio corridoio semicircolare al di sotto della chiesa, nelle grotte vaticane. Nel frattempo, infatti, era stato sollevato il livello del pavimento. L'artefice di questi interventi è Clemente VIII, eletto nel 1592.
Papa Aldo Brandini è un grande mecenate, anche se molti lo ricordano soprattutto per l'autorizzazione data al rogo di Giordano Bruno. Anche lui ha un architetto di fiducia, uno dei principali protagonisti della nostra storia, Carlo Maderno. Nel 1603 Maderno subentra a Giacomo della Porta. Ora i gusti sono cambiati. La pianta centrale di Michelangelo non soddisfa più, ma forse non aveva mai soddisfatto le esigenze liturgiche. Meglio allungare, sovrapporsi quindi alla vecchia chiesa. E forse, quando Papa Clemente riprende in mano l'intricatissima matassa, ha in mente di risparmiare le antiche navate, saldandole al corpo centrale cinquecentesco. Forse, ma non lo sappiamo. Perché il completamento della Chiesa non è opera sua, ma del suo successore, Paolo V Camillo Borghese, eletto Papa nella primavera del 1605. Papa Paolo V Borghese, che è il padre della San Pietro come noi la conosciamo oggi, della San Pietro definitiva, quello che getta il cuore oltre l'ostacolo e decide finalmente, prende una decisione, è un po' il simbolo del grande prelato politico, del grande uomo di Stato che sa fare compromessi quasi alla soglia del cinismo. Papa Paolo, da una parte, è ancora un uomo del Rinascimento, perché prende la decisione terribile, ma che sarebbe stata approvata a totocorde da Bramante, da Giulio, di buttare a terra tutto. Vince un'opposizione, una fronda durissima di cardinali, il cardinale che più autorevolmente vorrebbe difendere la Basilica Costantiniana è Maffeo Barberini, il futuro Urbano VIII, che lo supplica in tutti i modi di non distruggere quest'ultimo brandello. Papa Paolo è inesorabile, è ancora un uomo del Rinascimento. Contemporaneamente però tradisce in fondo il progetto michelangiolesco, il progetto bramantesco della Chiesa Pianta Centrale e impone a Maderno di costruire una navata. Perché? Perché è anche un uomo della Controriforma, perché è anche un uomo, potremmo dire, del barocco nascente, che sa quanto i riti, le processioni, la liturgia della Controriforma, con tutti i suoi splendori, sia necessaria per acquistare consenso e per imporre consenso. E per questi riti c'è bisogno di una navata lunga, c'è bisogno di una chiesa che possa essere matrice delle nuove chiese della Controriforma. In realtà, il vero motivo, il vero movente di Paolo V è un motivo, come al solito, di smodata ambizione personale, perché ha bisogno di un luogo dove iscrivere a caratteri cubitali il suo nome. Proprio a questa smisurata ambizione si deve la spinta finale, l'ultimo atto della nuova San Pietro. Paolo V Borghese comincia col bandire un concorso per portare a compimento la fabbrica e per innalzare una nuova facciata. Il vincitore è proprio Maderno, con un progetto di chiesa longitudinale. Al Papa la facciata piace così tanto che decide di cominciarla subito. Il 10 febbraio del 1608 viene posata la prima pietra. La rapidità con cui si procede fa riflettere. Paolo V tende a creare una situazione di fatto. La vecchia basilica, aggredita sul retro dal cantiere e sul fronte dalla facciata, non potrà che essere demolita. Il Papa lo sa, ma non lo vuole ancora far sapere. Intanto però la vecchia basilica viene svuotata e i suoi tesori messi al sicuro. Dalla fine del 1606 cominciano le demolizioni. Il tetto della navata centrale viene abbattuto nel giro di un mese. Poco alla volta cadono le cappelle, gli oratori. Cade il portico con gli affreschi e i mosaici, il quadriportico con le tombe di papi e imperatori. Cade la loggia delle Benedizioni, costruita poco più di un secolo prima. Cade anche, alla fine del 1610, il campanile recentemente restaurato da San Gallo. L'ultima messa dell'antica basilica viene celebrata il 15 novembre del 1609. Si lavora alle navate compiute nel 1614. Maderno pone mano alla confessione sotto l'altare maggiore, il luogo più sacro della chiesa, quello che introduce alla tomba di Pietro. Il 24 marzo 1615 viene smantellato il muro che divideva il cantiere dall'antica chiesa, ultimo filtro tra il vecchio e il nuovo.
Qualcuno grida entusiasta che l'immensa chiesa si offre finalmente all'ammirazione di tutti. Altri, invece, rimpiangono il patrimonio perduto. La pianta centrale michelangiolesca si è allungata fino alla facciata. L'antica basilica non c'è più. Negli ultimi anni si era lavorato nel nome di Michelangelo, ma a parole. Nei fatti, come abbiamo visto, si è rinunciato alla pianta centrale. Non solo, uno sgarbo, forse inconsapevolmente, a Michelangelo lo si è fatto perché la facciata è avanzata troppo ed è troppo alta e la cupola appare schiacciata. Dal centro della piazza se ne vede solo una parte. Un atrio spazioso si interpone fra la chiesa e il sagrato. Qui si custodisce una grandiosa testimonianza dell'antico, perché nel 1619 viene posta in opera, nel varco centrale della nuova chiesa, la porta della vecchia basilica, la cosiddetta porta del filarete, quella che Papa Eugenio IV aveva commissionato a metà del 400 all'artista fiorentino. Il lavoro, iniziato più di un secolo prima, può dirsi concluso. Ma per la consacrazione ufficiale bisognerà attendere il 1626. La fabbrica però continua a lavorare. All'esterno c'è ancora molto da fare. La facciata viene completata con la messa in opera di statue colossali. Poi ci sono le due torri che Paolo V, anni prima, aveva deciso di far costruire e che avranno una storia travagliata. Dentro inizia il lavoro dei mosaicisti, quello del Cavalier d'Arpino e di Giovanni De Vecchi per la decorazione della cupola viene portato a termine tra il 1603 e il 1612. Ma le cappelle sono ancora da decorare e c'è molto spazio da riempire. Così entra in gioco il grande artefice della San Pietro seicentesca, Gian Lorenzo Bernini. Ci vuole la sua fantasia, il suo talento di scenografo per dare un senso a questi spazi immensi. Bernini decide di decorarli seguendo il nuovo gusto barocco. A chiamarlo è il primo dei suoi protettori, Maffeo Barberini, Urbano VIII, diventato papa nel 1623. La commissione per il baldacchino è del 1624. Non c'è più nulla da distruggere, ormai si può solo costruire. Bernini si sente un nuovo Michelangelo, è un architetto che inizia la sua carriera di architetto proprio in San Pietro, essendo stato soprattutto uno scultore, proprio come Michelangelo. Papa Urbano VIII si sente un nuovo Giulio, perché c'è un'area rinascimentale, c'è un nuovo linguaggio che sta nascendo, siamo alla fine della parentesi manierista, stiamo svoltando pagina, è l'inizio di quello che si chiamerà l'arte barocca. Ma c'è una grande differenza, Maffeo e Gian Lorenzo Bernini non possono né vogliono distruggere, vogliono solo costruire, la basilica è quasi pronta, Urbano la consacrerà. Come si fa a lasciare un'impronta paragonabile a quella di Michelangelo, di Bramante, di Giulio, senza distruggere, ma solo costruendo dentro un organismo? I due sono abilissimi, geniali. Gian Lorenzo Bernini dimostra di essere all'altezza di questi colossali predecessori, anche se ha 24 anni, 25 anni, è proprio all'inizio della sua carriera, in fondo. Il baldacchino di bronzo, questa chimera, come verrà chiamata, sotto la cupola, viene concepita come una sorta di grande rampa di lancio dello sguardo. È una struttura leggerissima che vendica la cupola, perché ci permette di vederla meglio, le dà più respiro, le dà più aria, le dà più ambizione. La soluzione di Bernini per l'altare è un vero e proprio colpo di genio. Lo scultore evita il classico ciborio a forma di tempio, tipico delle chiese medievali e rinascimentali, quello che ancora oggi possiamo vedere per esempio in Laterano o a Santa Maria Maggiore. Il confronto con la cupola sarebbe stato impietoso. Bernini sceglie invece una struttura aerea che allude al transitorio, al precario, una struttura che evoca i baldacchini delle processioni devozionali, una struttura leggera, anche se di bronzo. E quanto bronzo! Per recuperarlo il pontefice autorizza la spoliazione del Pantheon. Quello che non fecero i barbari, lo fecero i barberini, si dice.
Il baldacchino sembra essersi posato sull'altare al termine di una processione e sembra potersi rialzare da un momento all'altro. Le frange scolpite sembrano davvero di tessuto, paiono mosse dal vento. Le colonne tortili citano quelle della Basilica Antica che si credeva provenissero dal Tempio di Salomone a Gerusalemme, ma qui servono soprattutto a creare prospettive. Su di esse si arrampicano tralci di vite e svolazzano le api, emblema dei barberini, insieme al sole, segni di una sfacciata apoteosi mondana del Papa e della sua stirpe. La copertura aperta, con quattro volute a dorso di delfino, è ideata dal geniale collaboratore e futuro rivale di Bernini, Francesco Borromini. Il risultato di questa spericolata strategia è un'opera del tutto nuova, un autentico capolavoro. E poi la tomba di Urbano VIII. Lì Bernini si rifà a Michelangelo, torna al Michelangelo fiorentino della Sagrestia Nuova, ma si porta dietro la tomba di Papa Paolo III e in qualche modo la rimodella sul modello della propria. Che cosa fa? Prende un pezzo di passato e lo rimodella sul presente, anzi sul futuro. Inventa una tradizione, in qualche modo se la cava dalla testa, imponendola a tutto il futuro. Tutte le tombe della Basilica Vaticana, giù fino a Canova e anche dopo, sono tutte fatte come variazioni sul tema della tomba di Urbano VIII voluta da Bernini. A Papa Barberini riesce quello che non era riuscito a Giulio II più di un secolo prima, il passo che aveva messo in moto la fabbrica. Il monumento funebre in San Pietro di fianco all'altare del Principe degli Apostoli. Urbano Barberini è il nuovo Giulio II, anzi in un certo senso supera il suo predecessore. Qui Bernini innova la tipologia del monumento sepolcrale, introduce materiali diversi, il bronzo scuro e dorato per le parti che riguardano il Papa e la figura della morte, il marmo bianco per le allegorie. Fa irrompere il colore, ma anche il patetico e il drammatico. Trasforma un oggetto, l'epigrafe funebre, in un evento macabro, con la morte alata intenta a scriverla. Nel 1629 Bernini, che ha solo 30 anni, è ufficialmente primo architetto di San Pietro. Riceve l'incarico di decorare l'interno a partire dai pilastri colossali che sostengono la cupola. In ognuno apre delle grandi nicchie in grado di ospitare delle colossali sculture. In alto le reliquie corrispondenti, tra le più importanti della Chiesa Cattolica. Un frammento della Vera Croce, ad esempio, sopra Sant'Elena, o il velo in asse con la Veronica, capolavoro di Francesco Mochi. Reliquie inquadrate dalle colonne tortili della Chiesa Antica, riutilizzate in modo nuovo, che dialogano idealmente con quelle del baldacchino. Longino, il soldato romano che trafigge Gesù Morente, unica statua fra le quattro di mano del Bernini, ha appena riconosciuto il Figlio di Dio inchiodato alla croce e allarga le braccia. Intorno, un'incredibile profusione di marmi policromi, stucchi e durature invade le navate e gli altari, mentre un uso abilissimo della luce naturale, da regista consumato, consente a Gian Lorenzo di unificare visivamente l'insieme così vasto ed eterogeneo. I tempi però cambiano. Nel 1644, alla morte di Urbano VIII, il trono di Pietro passa a Innocenzo X Panfili e il cantiere si ferma ancora, anche se la fabbrica non è conclusa. C'è da dare un disegno allo sterminato e informe spazio dinanzi alla chiesa, dove l'obelisco troneggia solitario. Il cantiere è un enigma. Sembra che non si riesca ad arrivare mai ad una conclusione, specialmente per la sistemazione della piazza. Sarà il senese Alessandro VII Chigi, papa dal 1655, colto e sensibile patrono delle arti, a richiamare Bernini per fargli sistemare interno ed esterno della nuova basilica. La prima commissione del 1656 è la cattedra di San Pietro, il grande trono inondato di luce
che il fedele vede subito appena entrato in chiesa sul fondo della basilica. Con questa soluzione Bernini completa i lavori di decoro dell'abside. Il trono sembra quasi lievitare fra le nuvole di stucco dorato, sorretto da quattro dottori della chiesa. La luce reale che proviene dal finestrone sullo sfondo potenzia la luce teatrale fittizia dei raggi dorati, dello stucco, del bronzo. Una sorta di fuoco d'artificio dove reale, verosimile e finzione si fondono. Lo Spirito Santo, in forma di colomba, si staglia al centro della finestra. L'opera viene completata nel 1665, mentre Bernini già lavora la grande piazza. All'esterno, infatti, c'è ancora da collegare la chiesa alla città e qui Gian Lorenzo è chiamato a misurarsi con vincoli e imperfezioni dovuti al lungo cantiere e ai tanti cambi di progetto. Come abbiamo visto, l'allungamento delle navate aveva compromesso la visibilità della cupola. Come sempre, Bernini supera gli ostacoli, trasformandoli in risorse. Immagina un primo spazio, un grande sagrato trapezoidale, con due braccia rettilinee che si allargano verso la facciata. Un espediente, perché anche da più lontano, dalla piazza vera e propria, essa appaia più imponente e vicina di quanto non lo sia nella realtà. Al tempo stesso, il sagrato è circoscritto, limitato alla parte centrale della facciata, e tutto appare più armonico. L'invenzione straordinaria è però la piazza ellittica, che si espande lateralmente con due bracci porticati, con quattro file di colonne, sormontati da 162 statue. Un popolo di santi che vigila sul mondo cristiano. È un gioco di accorgimenti visivi. Andando verso l'esterno, verso la città, le colonne del porticato aumentano di diametro, in modo tale che non sia percepibile l'aumento della distanza fra una colonna e l'altra, per via della curva. Bernini stesso descrive il doppio colonnato come l'abbraccio materno della Chiesa ai suoi fedeli. Nel progetto originario di Bernini, dalle strette viuzze di Borgo, la piazza e la basilica venivano conquistate dallo sguardo a poco attraverso vedute parziali e graduali. La foresta di colonne messe in fila dall'artista suggerisce visioni prospettiche sempre nuove e invita a percorrere la piazza senza una direzione precisa, lungo strade ogni volta diverse. Espedienti. Per sottrarre la piazza e il colosso della basilica ad una veduta unitaria, piatta, forse banale. Anche per questo Bernini pensa ad un terzo braccio centrale che, senza chiudere del tutto la piazza, ne riduca decisamente l'apertura. Il fatto che non lo abbia costruito ci fa pensare che non fosse del tutto convinto di questa soluzione, o forse che volesse lasciar aperte altre soluzioni, altre strade, chissà, forse anche quella dello sventramento della spina di Borgo. Tuttavia, quando Mussolini, per celebrare la conciliazione fra lo Stato italiano e la Santa Sede, ordinerà la demolizione della spina di Borgo e la creazione di un grande viale centrale, il prezioso equilibrio creato dal Bernini sarà in gran parte vanificato. Via della Conciliazione ci restituisce la basilica nella sua interezza fin da lontano, con una prospettiva univoca, centralizzata. Si è perso il raffinato effetto visivo previsto da Bernini e con esso la sorpresa di una conquista progressiva della chiesa. Al gioco barocco della maraviglia si sostituisce una grandiosità neoimperiale che, almeno nella forma che ha preso, difficilmente sarebbe piaciuta a Bernini e a Michelangelo e forse neppure ai grandi papi del Rinascimento del Seicento, Giulio II, Paolo V, Urbano VIII.
La sistemazione della piazza si chiude nel 1667, ma la fabbrica di San Pietro non si ferma. È stata messa in moto, rodata, è stata mandata a pieni giri e ora è come se continuasse inarrestabile. La scuola dei mosaicisti, una delle più importanti del mondo, aveva cominciato a lavorare già alla fine del Cinquecento. In 3 secoli realizzerà oltre 10.000 metri quadrati di mosaico. Con cartoni di grandi artisti, da Pietro da Cortona a Giovanni Lanfranco, e poi il Baciccio, Carlo Maratta, Francesco Trevisani. Vengono mosaicati alcuni capolavori della pittura, come la Trasfigurazione di Raffaello. In tutta San Pietro non c'è una sola tela, una tavola dipinta, solo mosaici. Poi parte la grande impresa della decorazione a stucco, con le nicchie da riempire. Anche qui un esercito di santi, insieme alle virtù, scorta il fedele lungo la navata centrale. Grandiose proporzioni. Le acquasantiere di Agostino Cornacchini, più tarde, del 1722, quasi 2 metri di altezza, danno un'idea delle dimensioni complessive della chiesa. La fabbrica è inarrestabile, continua a commissionare grandi opere per celebrare i cristiani del passato e quelli del tempo presente. Leone Magno che ferma Attila, solo per fare un esempio, è un capolavoro di Alessandro Algardi. Una pala marmorea dove i personaggi sembrano staccarsi dalla parete. In San Pietro c'è spazio anche per le donne, quelle, ben inteso, che hanno servito la causa della Chiesa. Ecco allora Cristina di Svezia, che aveva rinunciato alla corona per non rinnegare la sua fede cattolica, nel monumento funebre progettato da Carlo Fontana. Ed ecco Matilde di Canossa, ardente sostenitrice del papato in un medioevo lontano, segnato dalla guerra fra papa e imperatore. Una donna divenuta proverbiale per quel andare a Canossa che costò caro a Enrico IV di Franconia nel rigido inverno del 1077, quando l'imperatore fu costretto ad aspettare 3 notti al gelo prima di essere ricevuto da Papa Gregorio VII nel castello della Marchesa. Il monumento è di Gian Lorenzo Bernini, che continuò a lavorare in San Pietro fin quasi alla morte. Il sepolcro di Alessandro VII Chigi è l'ultima opera che realizza in San Pietro e la conclude quando ha quasi 80 anni. Forse è il suo capolavoro. Bernini davvero supera se stesso. Un papa inginocchiato e assorto in preghiera, circondato dalle virtù, è quasi sollevato da uno straordinario panneggio di marmo rosso, da cui emerge uno scheletro dorato che brandisce una clessidra. Il tempo che passa per tutti, anche per i papi più saggi, chiamati a varcare la porta dell'aldilà. L'opera degli artisti al servizio della fabbrica continua nei secoli successivi. Nel 700 Filippo della Valle e Ferdinando Fuga realizzano il monumento a Innocenzo XII.
Pochi anni dopo sarà il massimo rappresentante del nuovo stile neoclassico, Antonio Canova, a scolpire il monumento a Clemente XIII, secondo lo schema dei piani sovrapposti, con il Papa in alto, poco più in basso la figura possente della religione che sorregge una grande croce e il genio della morte con la fiamma della vita che si sta spegnendo. Infine, due grandi leoni di straordinaria bellezza che proteggono la porta di accesso al sepolcro di Papa Rezzonico. La fabbrica prosegue dunque il suo lavoro, però non distrugge più nulla. Per la verità, neppure costruisce, ma continua ad essere motore di una eccellente produzione artistica. Proprio quella fabbrica nata per costruire la nuova San Pietro, ai danni della vecchia chiesa, ora fa della conservazione una priorità. La fabbrica di San Pietro è quindi il luogo dove i lavori non finiscono mai. Alle opere di manutenzione ordinaria si uniscono le opere di manutenzione straordinaria, quindi gli interventi di restauro, che va dallo restauro di un mosaico, di una pala d'altare, oppure allo restauro del prospetto esterno di San Pietro, grande lavoro iniziato nel 2005 e oggi quasi completato. Sono circa 35 metri quadri di superficie lapidea sottoposta al restauro, ma ci sono anche i restauri degli ambienti ipogei della necropoli vaticana, quindi sotto il piano delle grotte vaticane, quindi un restauro di tipo archeologico, la manutenzione degli arredi liturgici e quant'altro. Quindi veramente la fabbrica è il luogo dove i lavori non finiscono mai ed è un luogo dove si percepisce una vita. E questa è un po' la caratteristica della fabbrica di San Pietro. La fabbrica di San Pietro è un luogo vivo, innanzitutto è vivo nella devozione ed è viva nella sua storia. Nel XX secolo il Vaticano si misura con la piena modernità. In una statua bronzea come quella che Francesco Messina realizza per Pio XII nel 1963 o nella grande e affollata composizione che Emilio Greco dedica a Giovanni XXIII, il Papa del Concilio, ma anche il Papa degli Ultimi, gli ammalati, i carcerati. Anche le porte della Basilica sono un piccolo compendio di arte contemporanea. Soprattutto quella di Giacomo Manzù del 1964, dal rilievo lievissimo, con le figure che però si staccano dal fondo con nettezza. Caino e Abele, i primi martiri cristiani, la morte di Maria e quel Cristo appeso alla croce, una figura che richiama quella dei tanti partigiani trucidati durante la guerra. È chiamata la porta della morte perché è da lì che transitano i cortei funebri dei pontefici per uscire sul sagrato. Il sagrato, mano a mano, nel tempo ha acquistato un ruolo centrale. È lì che avvengono le principali funzioni religiose, è lì che si svolgono le grandi udienze. E il colonnato si conferma concretamente un simbolo di quell'abbraccio del Papa con i fedeli immaginato dal Bernini qualche secolo prima. L'immensa chiesa è uscita fuori dalle sue mura. Ora la basilica è aperta al mondo. Molto spesso, oggi, quando si discute se sia giusto o meno mettere le mani sui nostri centri storici, cambiare le architetture del passato, intervenire nelle grandi cattedrali, il fronte di chi vorrebbe costruire ancora, di chi vorrebbe cambiare, un fronte che a me pare un po' vandalico, cita spessissimo il precedente di San Pietro. Ma come? Bramante ha distrutto, Bramante detto ruinante, in fondo la distruzione creativa di San Pietro è un modello per tutti noi, se l'hanno fatto a San Pietro lo possiamo fare ancora oggi. Insomma, San Pietro sarebbe quasi la licenza di uccidere, sarebbe la patente di chi vuol mettere le mani sulle nostre città. San Pietro è un grande laboratorio di idee, è un grande palcoscenico su cui tanti attori nel corso di 280 anni si avvicendano e in questa vicenda drammatica, in questo dramma, a un certo punto qualcosa si rompe, qualcosa succede. Negli ultimi anni, quando si tratterà di distruggere la Basilica Costantiniana, ciò che rimaneva, si alzano delle voci fortissime, documentatissime. Pensiamo al cardinale Cesare Baroni, un amico di San Filippo Neri, eruditissimo oratoriano, che documenta tutto quello che c'è nella vecchia Basilica, fa quella che oggi chiameremmo una specie di campagna fotografica,
pubblica, attraverso i disegni, attraverso delle stampe, attraverso gli acquerelli. Si ha fortissimo il senso dello strappo. Via via che la basilica costantiniana cade giù, viene giù, si avverte di stare perdendo qualcosa che nessuno ci darà mai più. Lì si comprende che si era arrivati a un punto in cui non si aveva più il diritto di distruggere. È una visione questa dell'imperativo della tutela, dell'imperativo della conservazione, che oggi noi capiamo molto bene. Questa inversione che non guarda più a un passato da combattere, ma a un futuro a cui lasciare qualcosa, nasce proprio nel cantiere di San Pietro. Il cantiere della massima distruzione genera al suo interno l'imperativo della conservazione, l'imperativo della tutela. Questa idea che noi non siamo padroni del passato, non siamo padroni del patrimonio culturale, non siamo padroni del paesaggio, è un'idea che è molto estranea alla cultura dominante dell'Italia di oggi. Ci sentiamo padroni, si dice anche in politica, padroni in casa propria. In realtà c'è una persona che oggi ci ricorda fortemente, quasi ogni giorno questo, è Papa Francesco, che ha detto che non siamo padroni ma siamo custodi del creato, custodi dell'ambiente, custodi del paesaggio. È il tema della sua enciclica, Laudato Si. E questo è davvero un grande messaggio che si riallaccia alla storia che nasce dentro San Pietro. L'idea di una custodia del creato è un'idea cristiana, è un'idea francescana, ma si incarna nella storia culturale europea proprio nel momento della massima distruzione di San Pietro. Lì, nel cantiere di San Pietro, noi comprendiamo che, come dice Papa Francesco, dobbiamo essere custodi e non padroni.